Eccoci, buongiorno, buonasera, bentornati a War Room Innovation. Ci occupiamo molto spesso di intelligenza artificiale, e delle regole dell'intelligenza artificiale. Se ne parla da quando, c'è l'intelligenza artificiale generativa, direi in particolare, ma se ne parla in Europa da un po' di tempo in più perché ci si è resi conto in Europa che c'è bisogno di ragionarci su questo e in questi giorni, in questi mesi, in questo finale dell'anno forse si sta concludendo il percorso per la realizzazione dell'AI Act. Anche di questo parliamo con Giusella Finocchiaro. Che è una giurista esperta di diritto di internet, tra l'altro autrice del manuale di diritto internet che tutti usano e che non ha molti rivali, è una esperta di diritto privato, ha lavorato alle leggi del commercio in Europa, in Russia, in Cina, ha lavorato per l'ONU, ha lavorato per la Commissione europea, autorità. Noi oggi partiamo dicendo che cos'è l'AI Act e come ci possiamo figurare che alla fine venga fuori e quali saranno le sue implicazioni. Cominciamo dal principio, insomma, stiamo assistendo neanche troppo trasparentemente, diciamo, al trilogo tra Consiglio, Commissione e Parlamento sul testo fatto dalla Commissione e poi emendato dal Parlamento per regolare l'intelligenza artificiale. È basato su una qualificazione dei rischi dagli inaccettabili agli accettabili, ai non rischi. Come ci possiamo aspettare che cambino le regole dopo l'entrata in vigore dell'AI Act? Beh, l'AI Act ha sicuramente fino ad oggi prodotto il beneficio di una discussione sulle regole. La discussione è cominciata 2 anni fa, nel 21, e adesso tutte le parole utilizzate nell'AI Act sono diventate un po' di dominio pubblico: safety, security, explainability, classificazione dei rischi e così via. Quindi sicuramente ha il merito di avere posto il tema, introdotto il dibattito. Come andrà a finire? Lo vedremo, nel senso che quello di cui si discute è la classificazione dei rischi, e certo adottare una griglia rigida di per sé è un po' rischioso, tanto che è stato cambiato l'AI Act con riguardo all'intelligenza artificiale generativa. Dopo l'esploit di ChatGPT si è dovuto rivedere il testo. E, insomma, questo appunto riguarda, come dire, l'essenza, no? Dell'atto, che se è troppo rigido e troppo formale deve essere rivisto. La parte più interessante, secondo me, di quella normativa è quella sul sandbox, la sperimentazione. Sperimentazione tecnologica, sperimentazione normativa. Io penso che sia questo quello di cui abbiamo bisogno adesso. Non vincoli troppo rigidi, ma uno spazio per cominciare a sperimentare e poter intervenire se e quando necessario. Beh, questo è super importante, spieghiamolo meglio. In pratica, ci sono, diciamo, sono previsti dei rischi inaccettabili da un lato, no? E questi sono oggettivamente rischi, e divieti rigidi. Per esempio, l'utilizzo dell'AI per fare social scoring, cioè per fare come in Cina, far fare alla macchina una valutazione della capacità di stare al mondo delle persone, compreso i diritti poi che hanno di fare delle cose. Questo è in Europa sarà, secondo l'AI Act, vietato. Vietato, questo in Europa sarà vietato. C'è poi un'estensione extraterritoriale, no? Del diritto europeo, quella che già si è cercato di fare con il GDPR, perché sostanzialmente tutti i prodotti, prodotti anche fuori dall'Europa, immessi nel mercato europeo, devono rispettare certe regole. Quindi alcuni prodotti presentano un rischio inaccettabile e sono vietati. Altri, la maggior parte, la stragrande maggioranza, sono ad alto rischio, e quindi bisogna dimostrare, per introdurli nel mercato europeo, che
sono stati adottati dei sistemi, delle misure di sicurezza per ridurre questo rischio, e tutto questo deve essere certificato secondo quei sistemi ormai conosciuti. E poi ci sono i sistemi e i prodotti di intelligenza artificiale a rischio basso o minimo. Questa e lì si applica il sandbox. Esatto, si applica. Esatto, c'è lo spazio per sperimentare nuovi sistemi di intelligenza artificiale, ma chiaramente la sperimentazione dei sistemi e dei prodotti si può portare dietro anche delle regole nuove. E io credo che questo veramente sia il modo migliore di normare. Certo, non è facile, perché bisogna essere pronti a intervenire, pronti quando ci sono dei pericoli a bloccarli, però in realtà noi non sappiamo ancora che cosa in concreto ci porterà l'intelligenza artificiale, quindi dovremmo adottare un sistema piuttosto fluido. Ecco. L'idea sarebbe un po' di fare per l'intelligenza artificiale quello che si fa per i farmaci, cioè che prima di uscire sul mercato si fanno dei test. Esatto, prima di uscire nel mercato si fanno i test e poi c'è la certificazione. Però la certificazione dopo i test ha un senso, la certificazione puramente burocratica ne ha molto meno, e abbiamo visto che in tanti casi non funziona, è soltanto un pezzo di carta che serve per dire va bene, ho avuto il bollino anche per introdurre questo sistema. Invece ci vuole una sperimentazione proprio basata sui test. E questo vale, diciamo, per le cose che non sono vietate a priori, ma che sono, che hanno qualche rischio. Esatto. Naturalmente prevedendo che poi vengano fuori dei modelli, dei linguaggi, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che non prevediamo. Quindi ancora più rischiosi, nel senso che non sappiamo che rapporti avranno con la società. Che esempi possiamo fare rispetto a questo genere di cose che sarebbero stati utili in passato? Non so, i recommendation system dei social network? Sì, per esempio, sì, oppure c'è ancora tutto il tema delle fake news che deve essere normato e regolato in qualche modo. Il sistema di sandbox ha avuto un buon esito anche nell'ambito finanziario, quindi, come dire, non si tratta di sistemi del tutto nuovi. È chiaro che occorre un approccio diverso alle regole. D'altronde calarle dall'alto queste regole non serve a molto. Anche negli Stati Uniti il recente executive order di Biden in realtà presuppone una co-regolamentazione, cioè i principi sono stati definiti già in agosto dalla Casa Bianca insieme ai 7 grandi produttori di intelligenza artificiale e poi sono stati sviluppati in questo executive order. Alla fine non sono così lontani dai nostri, da quelli europei, però l'approccio è diverso. Cioè, invece che essere un approccio regolatorio, è un approccio di co-regolamentazione. Io credo che questo sia essenziale, così come essenziale in questo momento è porre le basi per una cooperazione internazionale su questi temi. Non ha senso normare da soli o cercare di arrivare per primi per difendere poi un primato. È necessario, sui principi che ormai sono condivisi a livello internazionale, cercare di trovare un accordo. Anche i principi cinesi non sono così lontani dai nostri in questo momento, sfrondati dai riferimenti inevitabili al socialismo cinese, alla filosofia confuciana, in realtà in concreto non sono così distanti, quindi veramente questo è un tema su cui bisognerebbe cercare di coordinarsi a livello internazionale, è assolutamente fondamentale e nelle IAT c'è uno spazio in questo senso. Tra l'altro l'ONU ha una strategia, almeno così pare, cosa stanno facendo all'ONU e che speranze abbiamo che quello che stai suggerendo effettivamente succeda? Beh, a livello di Nazioni Unite c'è un impegno importante appunto nel coordinamento internazionale, poi dentro le Nazioni Unite ci sono tante commissioni che si occupano di alcuni temi verticali,
Per cui noi in questo momento ci stiamo occupando, per esempio, di principi sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale nei contratti e anche di contratti sui dati, contratti per scambiarsi i dati. Perché non dimentichiamo che l'intelligenza artificiale si basa sui dati e occorre avere dei modelli contrattuali nuovi. In due parole, noi abbiamo sempre pensato che i dati si vendano, fra virgolette. Non si vendono i dati, né quando è lecito né quando è illecito. In realtà i dati si scambiano su una base di un modello che è quello della licenza, non quello del contratto di vendita. Quindi i dati si usano, si utilizzano, si paga per l'uso, oppure, se volete, sono beni comuni, ma in ogni caso di utilizzo si tratta e non di vendita. E allora avere questi format di tipo giuridico da utilizzare per nutrire i sistemi anche di intelligenza artificiale è fondamentale. Quindi in questo momento appunto il tema è quello fondamentalmente dei contratti conclusi da sistemi di intelligenza artificiale e contratti che riguardano gli scambi di dati. Insomma, quindi c'è nell'impostazione che ci sta dando la professoressa Finocchiaro, c'è una priorità su quello che, diciamo, il sistema economico, la business community, il sistema dei contratti riesce a innovare di suo e chiede in qualche modo questa realtà di essere ascoltata dai legislatori che invece potrebbero essere tentati di legiferare un po' top down senza ascoltare l'evoluzione reale di quello che sta succedendo. Qual è il punto chiave di problematico rispetto a questo? Che venga frenata l'innovazione o che vengano disattese le regole o che le regole siano inutili e che il mondo vada da qualche altra parte? Infatti io qua sarei tentata proprio di fare una domanda: a che servono queste regole? O a che dovrebbero servire queste regole sull'intelligenza artificiale che tutti invocano in questo momento? Perché nell'ultimo periodo, dal G7 a Biden, a Bletchley Park, a mille incontri multilaterali o bilaterali, abbiamo visto che la scena delle regole è diventata una scena assolutamente politica. I politici, i governi vogliono regole sull'intelligenza artificiale. Allora chiediamoci perché, a che cosa servono queste regole? E forse è strano che questa domanda ce la poniamo proprio noi giuristi. Le regole possono servire a tante cose. Innanzitutto servono a rassicurare. Questo è fondamentale dal punto di vista politico. In questo momento c'è bisogno di rassicurare sull'intelligenza artificiale. Tutti ne vedono i pericoli, tutti ne vedono i rischi. Indubbiamente i rischi e i pericoli ci sono, nessuno lo nega, ma le regole sono invocate proprio in questa funzione di rassicurazione. Poi possono avere anche un'altra funzione importante, che è quella del marketing. E infatti il fondatore di OpenAI, stranamente per un imprenditore e per un imprenditore nordamericano, ha invocato lui delle regole. Come mai? Forse che in questo caso le regole fanno parte anche di una strategia di marketing rivolta principalmente ai consumatori, o forse in realtà c'era il macellato intento di arrivare agli Stati Uniti prima dell'Europa, a normare diversamente dall'Europa questo tema. E poi l'altra domanda ovviamente è: di quali regole c'è bisogno? Ecco, perché molti pensano che l'atto europeo, la legge europea sull'intelligenza artificiale, l'AI Act, sia una legge che norma un po' tutto il mondo dell'intelligenza artificiale e quindi che tocchi tutti i temi, la responsabilità, la protezione dei dati, gli illeciti commessi tramite intelligenza artificiale, via via. Non è così. L'AI Act norma l'accesso al mercato europeo, che è una cosa diversa. Poi tanti altri temi rimangono non risolti ancora, o meglio, sono temi che oggi hanno una risposta, che magari la risposta non è adeguata.
faccio solo un esempio, il tema della responsabilità, i danni, chi risponde dei danni prodotti da un sistema di intelligenza artificiale, non so, da auto a guida autonoma, piuttosto che da ChatGPT con la diffamazione e così via. Chi risponde? Ora, oggi la risposta c'è ed è una risposta normativa ed è responsabilità fondamentalmente del produttore, secondo le regole che ci sono già. Ecco, la domanda che ci dobbiamo porre è: questo sistema è adeguato? È sufficiente? Il vuoto normativo non c'è, i giudici possono decidere, ma forse ci vuole un ripensamento del modello prima ancora che delle regole. Ecco, io credo che gli interrogativi siano questi. Ma in effetti certamente il vuoto normativo non c'è, e anche il vuoto di policy, almeno in Europa, perché per quanto riguarda le responsabilità, giustamente quindi l'AI Act è un tema di mercato unico, accesso al nostro mercato. Quello che può accedere al nostro mercato, quello che non può accedere, quello che può accedere solo seguendo una certa procedura, va benissimo. Detto questo, la policy europea ultimamente è stata particolarmente feconda, insomma, una delle cose che sono uscite è che è già un regolamento, è il Digital Services Act, che da un certo punto di vista richiama le responsabilità delle piattaforme per quello che gli utenti fanno, in un certo senso. Finora era stato responsabilità degli utenti, le piattaforme non erano responsabili, adesso, visto che effettivamente i sistemi con i quali le piattaforme sono fatti influenzano, consentono, favoriscono in certi casi, incentivano certi comportamenti no, socialmente non accettabili, almeno in Europa, il DSA dice che queste piattaforme sono responsabili. Sono responsabili, per esempio, per l'intelligenza artificiale che mette in ordine per gli utenti i contenuti ai quali accedono, no? Quindi in qualche modo stimola a guardare certi contenuti piuttosto che altri, il che è stato messo in relazione, per esempio, alla diffusione di disinformazione, odio e altre amenità. Quindi noi stiamo andando nella direzione che sempre di più invece sia proprio il produttore che ha la responsabilità. Certo, sempre più il produttore che ha la responsabilità. Nel DSA che tu richiamavi c'è questo, come dire, c'è questa figura di consumatore che in realtà assomma tante posizioni soggettive, perché il consumatore è anche l'interessato di cui si trattano i dati personali e anche l'utente. Quindi in Europa ha tanti livelli di tutela, no? Quello della privacy, quello del consumatore, quello dell'utilizzatore delle piattaforme e di converso in capo alle piattaforme ci sono tutta una serie di obblighi più che mai proceduralizzati. Quindi certamente l'Europa sta andando verso questo modello. Però ecco, se si dovesse pensare di cambiare la normativa in materia di responsabilità, ci si dovrebbe chiedere se non dobbiamo andare verso una prospettiva che sia una prospettiva pura di allocazione del rischio, prevedendo magari un fondo per il risarcimento dei danni cagionati dai sistemi di intelligenza artificiale, che non preveda necessariamente di andare a esaminare gli stati soggettivi, il dolo, la colpa, cosa che non avrebbe senso in questi casi, oppure la ricerca dell'errore. Semplicemente c'è un fondo che risarcisce per i danni cagionati. Anche questo in una prima fase, in una fase di sperimentazione, come è stato fatto a suo tempo per le carte di credito, per i bancomat, potrebbe avere senso. Cioè, per favorire la diffusione dei sistemi si ripartiscono i rischi e poi, dopo una prima fase di sperimentazione, magari si pensa a un modello più preciso. Un altro tema su cui bisognerebbe ragionare per verificare se le regole che abbiamo oggi siano regole valide è quello dell'autorialità. Chi è l'autore di qualche cosa che è stato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale? Se scrive un articolo di un giornale, lo firma ChatGPT o lo firma qualcun altro? Se crea un'opera d'arte, la crea il sistema di intelligenza artificiale o l'artista che ci sta dietro? Su questo già ci sono state delle sentenze in Australia, così come negli Stati Uniti. Ci
E fino adesso i giudici hanno detto l'autore è necessariamente la persona umana, non può essere il sistema. Però pensiamoci, perché in fondo noi stiamo lavorando su un'idea di autore che è un'idea che ci viene dalla nostra cultura romantica, ottocentesca. Prima non era così, l'autore non è sempre stato nel corso della storia necessariamente una persona o un gruppo di persone. L'autore può essere, insomma, costituito anche da più soggetti che operano diversamente nelle opere d'arte: l'artista, ma anche il programmatore, ma anche quello che ha costituito il sistema di intelligenza artificiale, ma anche coloro le cui opere sono state rielaborate dal sistema di intelligenza artificiale, anche con una qualche autonomia. Quindi ancora una volta, prima di pensare alle regole, pensiamo che cosa servono queste regole. Cioè, pensiamo se c'è bisogno di un modello culturale nuovo, e poi le regole naturalmente lo possono implementare. Io credo che ci sia anche un grande cambiamento culturale che la sfida dell'intelligenza artificiale ci propone, che dobbiamo essere pronti ad accogliere. Nella sua esposizione così gentile e ferma, professoressa Finocchiaro ci dice: qui in Europa rischiamo di rimanere indietro facendo delle norme top down che non tengono conto della realtà, potremmo rischiare di perdere delle opportunità invece che di fare innovazione reale nei modi con i quali ci organizziamo di fronte a queste cose. In generale ci sta dicendo: vediamo prima cosa succede e poi casomai normiamo, ma prima di normare vediamo se ci possiamo organizzare come società e come economia. Il fondo sui rischi in fondo è un'assicurazione, insomma, quindi sarebbe una cosa che la società ha fatto in passato. Molte volte. Dalla circolazione automobilistica appunto alle carte di credito. Cioè, alcuni paletti li metteremo e sono necessari per difendere una società democratica basata su alcuni valori. Non irrigidiamo certo. Troppo, perché c'è bisogno di sperimentare e nello stesso tempo essere pronti a intervenire, però non possiamo pensare di bloccare l'innovazione. Insomma, chiaramente. L'innovazione, non so perché. Assolutamente, ed è per questo che l'ascoltiamo sempre molto, con molta attenzione. Però voglio dire, per capire meglio, di fronte a un fenomeno così vasto, qualche volta i giornalisti specialmente hanno bisogno di una metafora, no? Il mondo dell'AI assomiglia alla guida, e allora ci vuole la patente, poi bisogna avere le assicurazioni, c'è tutta la parte privata, e poi una regola, bisogna sapere il codice della strada. Assomiglia al commercio, assomiglia alla farmaceutica, a cosa dovrebbe assomigliare questo mondo? Beh, il mondo dell'intelligenza artificiale ha mille sfaccettature e quindi sicuramente in alcuni sistemi, in alcuni prodotti, la metafora della farmaceutica funziona benissimo, perché si sperimenta prima di dare il prodotto al grande pubblico, lo si esamina, si interviene, si ritira dal mercato, cioè è un sistema, quello collaudato, che potrebbe molto bene funzionare. E poi ci manca il pezzo della consapevolezza e dell'educazione, e secondo me questo è altrettanto importante, perché adesso sulla falsa informazione, sui video fake, sulle interviste fake, certo possiamo intervenire con delle regole sempre più stringenti e dettagliate, però innanzitutto dovremmo intervenire sull'educazione, sulla consapevolezza, cioè anche semplicemente fare sorgere un punto interrogativo in chi guarda, in chi vede, specialmente i più giovani. Io credo che sarebbe un grande obiettivo, cioè quello di fare dubitare sostanzialmente.
E per questo naturalmente bisogna che lavoriamo sull'educazione. Questo non è diritto, eh. Questo è quello che dovremmo fare come cittadini della società in cui viviamo. In fondo poi anche le regole e le norme dei sistemi giuridici più interventisti come il nostro, alla fine, sottofondo, dicono sì, poi però in realtà bisogna avere una cultura diversa, questo lo dicono anche alla Commissione, lo dicono Certo. al Parlamento. Su questo siamo d'accordo. Sembra quasi che essendo d'accordo ci si faccia poco, no? Mentre in realtà, essendo d'accordo, dovremmo metterci a lavorare proprio su quello su cui siamo principalmente d'accordo. Io ringrazio tanto Gisella Finocchiaro, credo che si dovrebbe andare avanti con questa chiacchierata ancora a lungo per parlare di tutte le altre forme con le quali la policy europea in qualche modo sta rischiando di diventare troppo interventista. Sicuramente è una grande fucina di ragionamenti pubblici intorno al digitale, da qualche anno lo è in maniera articolatissima, insomma. Una parola solo di commento sulla dichiarazione dei principi e dei diritti nell'epoca digitale, che mi è sembrata una idea importante, anche se appunto resta da interpretare, è soltanto una buona dichiarazione di intenti che spiega la logica della policy europea, o ha anche un valore in qualche modo più importante, più pratico? No, sicuramente è fondamentale, come dire, ribadire alcuni principi fondamentali della nostra cultura, della nostra società e rendere tutto questo esplicito. E poi soprattutto è la base di partenza per costruire quel coordinamento internazionale di cui parlavamo. Sui principi si riesce a intendersi se si vuole, quindi sui principi si può costruire una qualche forma di coordinamento internazionale che su un tema così nuovo, ancora così poco conosciuto e soprattutto così globale è necessario. Grazie professoressa Finocchiaro di essere stata con noi, spero che torni e che ci aiuti a interpretare questa matassa così complessa del diritto per il digitale. Grazie a voi, buon lavoro. A presto.